Sì, poi le altre cose me le dice. Dopo. Io più che farvi fare un altro giro che potrebbe essere in qualche modo ripetitivo, volevo provare a mettere sul tavolo una parola, un concetto, qualche cosa e sentire come tutti quanti voi la potete affrontare. Ma c'è una cosa complessa su mente e psiche che chiederò dopo in chiusura al professor Calissano, però io metto un'esperienza di tutti noi, sono sicura anche di tutto il pubblico, che curiosamente, e non è un difetto, non è nel dizionario, che è il déjà vu. Ciascuno di noi conosce questa sensazione, questo sentimento. Che è un piccolo sperdimento in un momento qualsiasi della nostra giornata, stiamo in un luogo eppure ci sembra che non conosciamo, che non abbiamo mai visto, ci sembra improvvisamente di averlo già vissuto, di aver fatto gli stessi gesti, di aver provato un'emozione, cerchiamo un ricordo e non lo troviamo, siamo sicuri che non siamo mai stati a Vienna e magari questa cosa ci accade a Vienna, tant'è vero che ha dato spazio a spiegazioni romanzate sulle altre vite, queste cose qua. E invece diciamo, è una impressione, una percezione, che cos'è? Che mette in moto la memoria, probabilmente delle sinapsi, l'inconscio. Come vi incontrate su una cosa di questo genere? È un sintomo? È un indicatore di qualche cosa? Vuole raccontare qualche altra cosa? Oppure ha fatto crack una sinapsi nel cervello? Posso Beh, rispondere? sì, certo. Chiederei se posso Ma rispondere. Io dico solo non è in ordine alfabetico. una battuta che si rifà a quello che avevo detto e a quello che aveva detto la professoressa, che ogni impressione va su un certo tipo di rete, come direbbe Parisi. Quindi se questa rete poi di sinapsi, questa connessione, una nuova connessione nel cervello, che è la percezione, se questa connessione è poi stimolata da A o da B, il cervello è come un cancello, è come un cancello. Se si trova la chiave per aprire il cancello, poi c'è il déjà vu. Cioè, perché la rete è andata in quel tipo di attività. Questo si vede bene si vede bene, insomma, niente si vede bene, ma con un esempio, che è l'esempio delle illusioni, perché un'illusione è proprio, si passa da una cosa all'altra, con un flip-flop, per esempio, in certi tipi di illusioni. È perché lo stesso tipo lo stesso tipo di informazione può stimolare due reti diverse, ecco, due reti diverse, e così posso vedere, non so, la vecchia o la nuora, ecco, per esempio, una famosa illusione. E questo io direi che è anche il déjà vu, cioè io vedo qualche cosa che stimola quella rete di neuroni che è stata già stimolata una volta, so, da una casa, e poi riparte, si apre il cancello. Déjà vu. Per un neurofisiologo, diciamo in maniera molto riduttiva, diciamo, va a san dire, ecco. Non mi sorprende assolutamente. Una patologia del sistema nervoso che si chiama epilessia e che è stata una grande maestra sul funzionamento del cervello, perché nell'epilessia c'è una scarica abnorme la quale percorre i circuiti cerebrali in varie direzioni, partendo da varie parti. Ora, una delle manifestazioni più frequenti dell'epilessia, del lobo temporale, che è la più frequente delle forme di epilessia, perché il lobo temporale si presta per una serie di circuiti a creare focolai epileptogeni, è il déjà vu, che noi tutti abbiamo sperimentato in forma fisiologica, ma che invece quando accade in patologia durante la crisi epilettica è una cosa che sovverte completamente il funzionamento cerebrale, perché il paziente
praticamente ha la mente iperconcentrata su quella cosa che gli sta succedendo, che lui in quel momento certe volte sa, certe volte non sa, che gli è successa altre volte, che non sempre ricorda bene, ma che comunque disturba il funzionamento del cervello, al punto che se lei gli fa una domanda, prima di rispondere ci mette tempo, ha l'espressione attonita, gli occhi sbarrati, eccetera. Ma se noi pensiamo ai déjà vu che abbiamo avuto fisiologicamente da ragazzini, a me succedeva, non c'è una coscienza del tutto normale, nel senso che la concentrazione che questo evento crea nella tua mente un pochettino interferisce. Quindi probabilmente il déjà vu di cui lei parla, un fenomeno fisiologico, è una versione edulcorata e minore di quello che succede nell'epilessia, cioè c'è una scarica eccessiva che interessa le zone della memoria, che sono i famosi ippocampi, che sono quelli che si ammalano poi di più nelle patologie della memoria, e quando questa scarica percorre questo circuito crea il déjà vu, ma in un certo senso blocca tutto il resto del cervello, per cui la concentrazione del paziente è tale per cui la sua mente è assorbita completamente in quella particolare esperienza e tutto il resto per qualche secondo, nell'epilessia al massimo qualche minuto, frazione di secondo nel soggetto normale, il resto del contatto col mondo è un po' perturbato. Questo tanto per dirla da epilettologo. E invece posso immaginare che un déjà vu portato sul letto dell'analista sia trattato anche da altri punti di vista. Ma io la farò corta, purtroppo dobbiamo fare uno per volta. Io la farò corta perché, e questo mi conforta molto, ciò che ha detto il professor Manfredi mi torna benissimo. Non ho bisogno di aggiungere molto, posso soltanto spostarmi di un gradino, cioè a dire molto spesso il falso riconoscimento ha a che fare con situazioni in cui ci sono delle analogie su un piano emotivo, a volte in situazioni di grave patologia, ma altre volte nella piccola psicopatologia della vita quotidiana c'è una componente inconscia che invece non è rivelata se non attraverso un lavoro più del profondo e che potrei portata a galla può spiegare il falso riconoscimento, che somiglia ad altri fenomeni molto consueti, come per esempio i cosiddetti ricordi schermo o memorie di copertura, nelle quali ciascuno di noi è convinto di avere dei ricordi dell'infanzia che hanno una qualità di grande vividezza e di verità e che poi invece sono assolutamente falsi. Faccio un esempio per tutti: la maggior parte di noi, se prova a ricordare il primo ricordo della sua vita, si immagina come visto da fuori e dall'alto, che è una cosa oggettivamente impossibile, ma la costruzione del pensiero, il processo di costruzione psichico, ha fatto un'operazione microartistica costruendo così un falso ricordo. Accanto a questo mi riaggancio alle cose che avete già detto, perché mi fa piacere di dire che io mi sono divertita moltissimo a gironzolare all'interno di questo libro, e l'ho fatto soltanto in questi ultimi tempi, quando l'ho avuto finalmente fra le mani. È veramente un'esperienza molto molto interessante e molto produttiva provare a leggere le voci che sono vicine per ragioni alfabetiche o che possono stuzzicare la nostra curiosità. Io per esempio ho imparato moltissimo dalla voce canto degli uccelli, che è bellissima. Beh, tu sei stato molto carino, io non posso citare tutti gli amici e colleghi che mi hanno accompagnata in questa impresa, però a questo almeno lo voglio dire, è stato straordinario, è stata una cosa bellissima avere delle persone che mi hanno accompagnato in questa sfida che non era facile. E allargo una parentesi all'interno della parentesi: Andrea Turchi è stato veramente il principio di realtà per tutti noi, non il superio, ma il principio di realtà, perché continuamente rimetteva in campo le regole di spazio-tempo. No, non può essere più lunga di così, non può essere più corta di così, e soprattutto, che sia benedetto, laiche e benedizioni, non si capisce. Quando Andrea Turchi diceva non si capisce, io mi sentivo autorizzata ad andare a rivedere i testi delle persone che avevano generosamente collaborato per dire
qui c'è qualche cosa che va cambiato. E questa è stata un'esperienza a volte umiliante, perché io ero convinta, avendo per tanti anni molto praticato la divulgazione, di essere molto semplice e molto chiara. E invece credo che questa è un'operazione che dovrebbero fare tutti, di provare a scrivere una voce di enciclopedia, perché siamo anche costretti a abbandonare tutti i nostri vezzi, i nostri piccoli giochini linguistici, la belluria, togli e taglia tutto per arrivare alla cosa concreta. Chiudo le due parentesi per dire che il canto degli uccelli mi ha veramente aperto una prospettiva bellissima, perché io lì mi sono chiesta quanti studi interdisciplinari autentici si potrebbero fare con l'apprendimento del linguaggio dei bambini, con questa cosa che mi torna molto molto congeniale e molto consueta, che per imparare il canto un uccello ha bisogno di avere un qualcuno che canta con lui, che canta per lui, che non bastano le conoscenze innate, ma per di più occorre anche che possa riascoltare il proprio canto. E questo vale per tante altre voci con le quali invece un pochino ho litigato, ma anche questo è giusto. E io credo di poter essere stata molesta in alcuni casi per altri dei collaboratori, quando per esempio ho fatto, finisco perché sennò veramente il discorso diventa troppo lungo, lo sforzo di ridurre la componente organicista e biologica di determinati problemi. Io, chi per me, per esempio la voce attacchi di panico, che è un approfondimento, per fortuna, e spero che questo altri lo possano apprezzare, non è ridotta ai neurotrasmettitori o all'uso dello psicofarmaco che quell'attacco di panico può lenire. Io non soltanto apprezzo gli psicofarmaci, ma sono medico, li uso, li conosco, li usiamo in tanti in integrazione con le terapie psicologiche di parola. Però quanto è importante non appiattire, non collassare, come dice il professor Calissano, cercare di integrare questi aspetti multifattoriali di ogni problema, per cui attacco di panico o transgender non può essere ridotto soltanto al biologico. Beh, mi sembra che la dottoressa Argentieri sia la più soddisfatta dell'interdisciplinarietà di questo libro. Io, prima di fare l'ultima domanda al professor Calissano, vorrei far parlare ancora un momento l'etologo e il fisico. È un po' difficile chiamare il fisico, tirare il fisico dentro questi argomenti, ma c'è un'altra voce molto bella, che non è sua, professor Alleva, ma immagino che sia coordinata da lei, che è quella sulle menti collettive. No? Le menti collettive degli uccelli, le menti collettive dei pesci, che trovano un'organizzazione di gruppo nei loro movimenti. Allora, volevo far raccontare questo aspetto brevemente al professor Alleva e poi chiedere al professor Parisi se c'è qualcosa di simile nelle menti, tra virgolette, dell'informatica, che infatti sono assemblaggi di diverse potenzialità, no? Il professor Parisi è un ornitologo ad honorem, perché in un pomeriggio di ottobre organizzò all'Accademia dei Lincei un convegno sulla complessità e andammo a pranzo su Via della Lungara Giorgio Parisi, l'economista Marcello Di Cecco, estroso quanto tanto lui, il romanista, studioso di diritto romano, Luigi Capograssi Colognesi, che è stato anche membro del Consiglio Scientifico della Treccani in anni, che abbiamo poi cacciato da questo gruppo, e affascinati dal volo collettivo degli storni e degli storni che reagivano agli attacchi dei falchi pellegrini, quando successe un bando di ricerca per le ricerche interdisciplinari, partì un progetto internazionale. Poi c'era una studiosa di pesci olandese, arruolammo il Claudio Carrere, che è un autore di tante opere treccani come ornitologo, e quindi questo tentativo di mettere insieme un molto illustre fisico teorico con degli osservatori di questi uccelli, e tra l'altro i fisici della squadra di Giorgio Parisi riuscirono addirittura
a fotografare questi, questi uccelli che volavano e a cercare delle regole che poi magari ci racconterà lui. Fatemi dire però una cosa sul canto degli uccelli, che è una grande novità. In area urbana i maschi di Capinera hanno inventato una nuova strofa di canto a prova di traffico di macchine. Perché l'adattamento darwiniano è questo, c'è stato un caso, qualcuno, e sembrerebbe a spot nelle varie aree urbane, quindi diamo queste informazioni. Ci sono anche i merli che hanno copiato le suonerie dei cellulari. Certo. Che si riesce a sentire, è una strofa fatta in maniera tale che si sente bene anche in mezzo al traffico urbano, l'inquinamento acustico urbano è molto forte. Quindi questo così una battuta. E però nel nostro istituto di sanità, a partire da appunto i lavori di Igor Branchi, adesso ci lavora una giovane bravissima ricercatrice, si chiama Maria Luisa Scattoni, e a partire dal famoso vaggito del topo, che è stato lo spettrogramma che è entrato nella redazione della Treccani Scienze della Vita, Frontiere della Vita, nello studio di Turchi, aveva un vaggito di topo ultrasonico. Beh, adesso dei tentativi finanziati con l'Istituto Stella Maris, neuropsichiatria infantile, di cercare queste tecnologie per poter fare uno screening precoce del pianto dei bambini per trovare delle sindromi nello spettro autistico, per poter, per esempio, per poter avere un intervento precoce. Questo non piace. Bene, finalmente abbiamo un motivo di dissenso. Un motivo di dissenso. Comunque esistono questi software, c'è anche un gruppo di fisici che ci lavora. E non so se ho risposto alle menti collettive. Le menti collettive sono qualcosa che abbiamo molto anche noi persone. Il mobbing degli uffici è un esempio classico di mente collettiva, dove addirittura si vedono questi fenomeni di side mobbers, quelli che aiutano il capo nel mobbing verticale a isolare e diventano anche più aggressivi di quello che sarebbe il mobber. Poi io sostengo che invece in molti laboratori la mente collettiva è contro il capo, quindi c'è il mobbing orizzontale, viene fatto verso quello che cerca di far fare le cose come si dovrebbero fare, ma questo è un punto di vista, come dire, molto personale, però esiste anche questo. Negli uccelli il mobbing, ma cos'è il mobbing? Il mobbing l'hanno inventato gli etologi per spiegare questo meccanismo molto adattativo, per cui se un gufo esce allo scoperto di giorno, tutti gli uccelli gli danno contro, per cui lo cacciano da quella zona, perché lui di notte sarà un pericolo, e sarà un pericolo soprattutto per i piccoli, e quindi mob, la fuga, quindi è un termine puramente ornitologico. È anche interessante, sapete che la civetta si usa per attirare le allodole? Perché quello è il mobbing. Ed è interessante che la dimensione del gufo determina la dimensione dell'uccello mobber. Fenomeni collettivi, fenomeni anche tra specie diverse, come tra specie diverse sono fenomeni collettivi. Per esempio arriva la volpe, è un grido che usano, arriva qualcuno che cammina con quattro gambe, è una lingua universale, una specie di lingua che tutti gli uccelli del bosco utilizzano e capiscono, anche se poi i loro canti sono molto diversi, quindi esistono. Mente collettiva è anche quella di una famiglia di ratti o di topi, dove un certo tipo di modo con il quale il cervello si forma dipende anche dal modo con il quale la madre tratta i piccoli, e addirittura i piccoli tra di loro e con dei loro, chiamiamoli cuginetti, si trattano. Forma e funzione del cervello vengono anche per questi fattori cosiddetti epigenetici, che vengono da queste interazioni puramente mentali collettive. Grazie. Ecco, questa riflessione le serve a qualcosa, professor Parisi? Può farne sua qualche parte? Guardi, l'idea della mente collettiva fa parte di tutta una serie di concetti che sono estremamente comuni sia in biologia, in fisica, in tantissime scienze, del fatto che aumentare il numero di agenti che fanno qualche cosa cambia in maniera non solo quantitativa, ma cambia in maniera qualitativa le cose.
E quindi questo vuol dire che ci sono tutta una serie di fenomeni emergenti, cioè la stessa mente è in qualche modo un fenomeno emergente dalla collettività di neuroni delle altre cellule, cioè il fatto che i neuroni abbiano un tipo di comportamento e poi messi assieme abbiano un altro tipo di comportamento è un fenomeno emergente. Ovviamente quando parliamo di fenomeni emergenti normalmente non sono due o tre agenti che si mettono assieme, però quello che succede quando il numero di agenti è molto grande ci sono questi fenomeni emergenti. Questi fenomeni emergenti sono comunissimi nella fisica, cioè se noi pensiamo al moto delle molecole, al fatto che delle molecole d'acqua possono o bollire o congelare, questo è uno dei primi fenomeni emergenti che sono studiati della fisica. Ovviamente in questo caso non parliamo di mente collettiva delle molecole d'acqua, che sarebbe qualche cosa appropriata, ma certamente stiamo parlando di fenomeni emergenti. Questi fenomeni emergenti sono a tutti i livelli, al livello del comportamento degli animali assieme quando volano in altre situazioni, al comportamento a volte delle persone umane quando reagiscono in borsa e quando giocano in borsa, cioè tutte le sei, è il sistema della moda, sono tutti fenomeni che hanno un certo tipo di caratteristiche in comune e che sono studiate mediante anestesia, mediante le tecniche appropriate delle discipline in cui questi fenomeni accadono, sia anche mediante concettualizzazioni tipiche della fisica e di altre discipline più dure. Parlando dei fenomeni emergenti, lei mi ha dato quasi in conclusione la prova provata che siete stati veramente un team, un tutt'uno, pur nella grande diversità degli approcci, perché gran parte della bella introduzione del professor Calissano è, lei li chiama proprietà emergenti, ma parliamo più o meno delle stesse cose da un altro punto di vista. Le chiedo di spiegare meglio questo, professore, poi però vorrei porre a lei e a qualcun altro, se vuole intervenire, un ultimo quesito, anche questo di una semplicità, che però credo che andrebbe chiarito. Parliamo di cervello, parliamo di mente, parliamo di psiche. Io credo che forse sarebbe il caso di mettersi un po' d'accordo sul linguaggio, perché per esempio mente, in italiano mente e psiche mi sembra che siano assolutamente sinonimi come vengono trattati qui, no? In inglese la mente è solo mind, in Germania la psiche e la mente è solo psiche, in francese addirittura esprit, quella è un'altra storia, come l'ordinateur hanno deciso un'altra strada. Però la domanda, come dire, è meno futile di quanto voglia farla apparire. Parliamo di un dualismo o parliamo di un tutt'uno? Intanto decidiamo, mente e psiche per noi sono la stessa cosa? E poi il cervello contiene la mente o la psiche, o il cervello interagisce con qualcosa che è parzialmente, non tutto al suo interno? Ma questa è la domanda chiave. E, diciamo che nel passato, nel secolo passato, questo dualismo, che poi è un'eredità di 2000 anni, in Cartesio, la res cogitans, la res extensa, no? È sempre sopravvissuto e sempre sì. Ora, quello che sta emergendo dagli studi di neuroscienza, ma anche nella componente poi di psico, che io chiamo, è che in realtà è un tutt'uno. Direi che non c'è nessun dubbio che vi sia un tutt'uno nell'ambito del cervello, della mente e della psiche. Allora, cosa intendo per questo? Sono, e mi ricollego con quanto Giorgio Parisi ha anticipato, che è proprio l'aspetto che più mi piace dell'idea di provare a creare una struttura, un dizionario di questo genere, è quello delle proprietà emergenti. Io faccio il caso che più mi è vicino, ma che è anche forse quello anche più comprensibile. Se noi prendiamo una cellula e la scomponiamo, troviamo DNA, troviamo grassi, sali e tutto il resto, ma se la andiamo singolarmente vediamo che nessuna di queste componenti
è dotata di vita, cioè che è capace di replicarsi e di metabolizzare, cioè assorbire qualcosa dall'esterno e trasformarlo in qualcosa di identico a se stessa. Se noi le mettiamo in un certo senso, in un certo modo e in un certo modo organizzate, noi abbiamo una proprietà che emerge che si chiama vita, che è capace di quello. Gli elementi sono gli stessi, ma emerge una proprietà nuova. È il concetto che Giorgio ha espresso molto bene, a partire dall'acqua e arrivare fino al canto degli uccelli, al volo degli uccelli o altre proprietà generali degli esseri umani. Allora, questo è il punto base che ispira lo scopo che ci ha portato a creare questa dizionario, cioè provare a considerare come proprietà emergenti dalle cellule nervose, dalla loro organizzazione in reti neurali, dalla loro organizzazione in strutture sopra super complesse, fino ad arrivare poi dopo all'emergere di proprietà come il pensiero, la memoria, le emozioni, che di per sé ovviamente non sono il frutto delle singole cellule nervose. È una proprietà che emerge, per non parlare poi delle proprietà emergenti a livello inconscio, o comunque che fa parte della grande categoria del mondo della psicoanalisi. Quindi io penso che si possa completamente eliminare questo dualismo mente-cervello, ma significa semplicemente tendere a una visione tale per cui piano piano, nei decenni, si arriverà a una identificazione di voci tali per cui, con Simone Argentieri o come il fisico Giorgio Parisi, ci intendiamo, perché in realtà parliamo lo stesso linguaggio, o quasi. Questo è lo scopo, in realtà, ultimo di un'opera di questo genere. Quindi io penso che Simone Argentieri possa forse aggiungere qualche cosa su questa idea. Sì, con molto piacere. Credo che siamo verso la fine del nostro incontro e che abbiamo tutti imparato delle cose da questa collaborazione, grazie alla passione e all'intelligente volontà di Piero Calissano. Credo che una delle cose alle quali dovremmo tutti poi lavorare, ciascuno nel suo campo, è l'attenzione al lessico. Per esempio, il fatto che, come giustamente osservava Stefania Rossini, in italiano circolano parole come mente, come spirito, come anima, come psiche, che non corrispondono a delle autentiche differenze, ma piuttosto portano sulle spalle residui di conflitti storici. Per cui finisce che... Questa si è spenta da... Sì, funziona. Finisce che... che in area di psicoanalisi il prefisso psico domina, ma più come aggettivo ormai che come sostantivo. Di psiche veramente non si parla più, sembra veramente di parlare di qualcosa di ottocentesco, mentre la parola mente, sempre però nell'uso stretto della psicoanalisi, è riservata in genere a funzioni mentali più evolute rispetto a quelle primitive. Però l'importante non è tanto che noi facciamo per forza, adottiamo tutti lo stesso lessico, l'importante è che stiamo attenti a non usare le stesse parole per dire cose diverse, o al contrario a dire le stesse cose con diverse parole. Per cui lo sforzo che ulteriormente rimane da fare è di dichiarare ciascuno di noi qual è la metodologia che usa nel momento in cui parla di un concetto e attenercisi. Solo così il dialogo è possibile, con il rispetto delle reciproche competenze, anziché fare una collaborazione, un bel dizionario, altrimenti si rischia, e questo si vede continuamente, di fare dei minestroni. Io ho visto con quante cose posso imparare proprio a partire da questo volume. Per esempio, la voce epigenesi io ritengo che la farò studiare per quanto è possibile a tutti i giovani colleghi e allievi che incontrerò, perché è un contributo prezioso a dire che il nesso di causa-effetto banale, che tanto spesso si chiama in causa dicendo ce l'ho nel DNA, è la biologia, ma che l'epigenesi ci insegna che non è affatto un discorso a senso unico, ma che è anche possibile l'effetto retroattivo di riorganizzare la possibilità del patrimonio genetico a seconda delle relazioni ambientali, che sono delle
modalità veramente molto utili di lavorare, mentre invece altri percorsi di matrimoni troppo semplici, per esempio, lo dico perché abbiamo detto solo complimenti, la voce neuroeconomia non mi ha convinta neanche un po'. Che non mi ha convinta, è la disciplina. Ma va di moda adesso. Va di moda, ma sono dei matrimoni sulla neuroeconomia. Sono degli amplessi scarsamente produttivi, secondo me. Delle mode. La parola ad Andrea. No, solo per un riflesso sulla questione lessicale che ponevate, perché ha un riflesso nel campo dell'organizzazione di un'opera enciclopedica, nell'emmario. Cioè la stabilire il confine concettuale di quello che si sta facendo viene fuori immediatamente nell'elaborazione di un'opera. Quello che ci sta dentro è quello che ci sta fuori, ad esempio neuroeconomia, appunto. Alcune volte sembra semplice, pigliamo tutto quello che incomincia con neuro, con psico, ce lo mettiamo dentro. Questo può essere un buon criterio operativo. Però in effetti, e poi il campo è sempre tu decidi, questi sono i confini. E lo decidi, in realtà potresti andare un metro più in là o fermarti un metro prima, perché questi campi di sovrapposizione, qui non stiamo parlando di una, come dire, di un'elaborazione unica, perché c'è stata una sovrapposizione, anche una contrapposizione che comunque ben venga concettuale, ma i campi sono articolati. Allora questa articolazione, e poi a un certo punto devi decidere tu come delimitarla. Quando hai fatto questa operazione, trovare un titolo a questa cosa che ti sei ritagliato è estremamente complicato, perché cervello con Pietro Calissano ci siamo bizzarriti nel pensare, perché chiamarlo solo cervello, per carità di Dio, neuroscienze era proprio un po' defaticante. E cervello e mente veniva in mente, perché molte pubblicazioni sono così chiamate. Però in qualche modo dovevamo dare un segnale, come dire, di ulteriore apertura. Ora è vero che il termine psiche ha un uso che regredisce sempre più all'aggettivo o al primo termine di parole composte. Però è anche vero che era quello che dava un po' un segnale di parlare appunto dal celebrato, dalla serotonina al romanzo familiare. Allora, sono territori che uno cerca di delineare ovviamente con parole. Se uno lo rifacesse n volte farebbe n opere diverse e probabilmente fra 10 anni molte parole che stanno qua dentro usciranno fuori, moltissime altre entreranno dentro. Vedremo la fine di neuroeconomia. Non si faccia venire malinconia. Professor Manfredi, chiuda un ultimo accenno a lei su questo tema. Le va bene mente per comprendere? Sì, va bene. Sa, noi neurologi purtroppo osserviamo la mente quando non funziona, come del resto anche la Simona Gentieri, ma noi la vediamo. Noi la vediamo, insomma, in certi processi neurologici, decadere, per esempio, nelle malattie da embrioni. Vediamo il cervello che si dissolve nel giro di qualche settimana, proprio davanti ai nostri occhi. Pazienti che entrano, con i quali si può parlare, dopo 15 giorni sono completamente... Non parliamo poi delle demenze, quindi... per i neurologi che vedono la cosa con un po' di obiettività, il problema del dualismo non esiste, cioè, il cervello è lì e quando se ne va ce ne andiamo anche noi, insomma, non ci sono tante discussioni su questo. Quindi l'idea di Lolli Calissano di togliere tutti gli altri aggettivi, lasciare solo mente, tutto sommato è condivisibile, così... Non ci sono problemi cartesiani, qui c'è una sola cosa, è il cervello, lo puoi chiamare psiche, lo puoi chiamare spirito, lo puoi chiamare mente, lo puoi chiamare neuroni, lo puoi chiamare sinapsi, circuiti, ma è sempre la stessa cosa. Immagino che mente vada bene anche alla fisica, sì. E quindi siamo d'accordo, il titolo è indovinato. Io non so se chiedere al pubblico se hanno delle curiosità ancora inevase e vogliono porre qualche domanda. Vedo se c'è qualche mente ancora sveglia. Sì, perché abbiamo solo 5 minuti, quindi se qualcuno velocissimi, prego. Io volevo intervenire e chiedere.
primogenito dei bambini che possono poi sviluppare la patologia autistica. Ecco, volevo chiedere la professoressa, la dottoressa Gentieri, ha scosso la testa, ha detto questo no, e quindi anche io mi associo, ma volevo che la dottoressa approfondisse questo elemento. La dottoressa o... No, no, io non ascolto. La dottoressa sarà telegrafica invece, vero? Certo, quello che voglio dire è che io sono molto diffidente sulla cosiddetta opera di prevenzione che si fa oggi, che finisce con l'andare a cercare patologie in epoche estremamente fluide e plastiche e a individuare elementi di malattia quando ancora c'è un'infinita potenzialità grazie alla plasticità del cervello, e li ritengo degli studi molto pericolosi, che sono quelli che danno gli psicofarmaci a bambini di 10 anni o che decidono che un bambino che si vuole vestire da femmina a anni 3 è un futuro travestito. Posso dire che almeno su questo sono pienamente d'accordo, anzi noi consideriamo questi studi sono fatti proprio per dimostrare quanto rare siano delle patologie. E per esempio c'è una ASL di Roma dove ci sono molti bambini figli di immigrati e ci sono delle diagnosi di autismo esplosivo. Ecco, quindi spero che su questo siamo d'accordo. Sì.